ti raccontano la storia del videogioco di Five Nights at Freddy's, ma nessuno racconta mai la storia dietro Five Nights at Freddy's. Come 151 e ci devo raccontare la storia dietro FNAF? Ma dietro FNAF si nasconde Click Team, Loop Animation, Rock and Learn, il Partito Repubblicano per i Clienti Cristiani, non in quest'ordine! Questo è Scott Cawthon, nato in Texas nel 1978. È un devoto cristiano. Non sappiamo con esattezza quando è iniziata la sua carriera da informatico e sviluppatore. Sappiamo solo che negli anni 90 ha creato Tufas. Non è andato a scuola di animazione né di programmazione. Ha imparato tutto lui. E infatti Tufas è pieno di errori e bug. Tufas viene fatto in Kill Step Play, che in futuro sarebbe diventato Click and Create, poi The Game Factory, poi The Game Factory 2, e poi Multimedia Fusion, e poi Multimedia Fusion 2, e infine Click Team Fusion 2.5. I software vennero creati dall'azienda Click Team, che è stata fondata in Francia. Sì, Click Team Fusion è un software francese. Tornando alla storia, di Tufas ne abbiamo saputo dopo la demo fasulla dell'Ultimate Custom Night. I suoi videogiochi ufficiali arrivavano nei primi anni del 2000, tra cui ricordiamo RPG Max, rilasciato nel 2002, o Legacy of Flannery, rilasciato nel 2003. Ma Scott non fece solo videogiochi, nel 2002 fece un film di animazione di nome Bird Village, The Movie. E un anno dopo a Motionless Tale. Scott si unì alla Loop Animation, dove creò animazioni per bambini basati sulle tradizioni cristiane, come Noah's Ark, The Story of the Biblical Flood del 2004, e The Pilgrim's Progress, il pellegrinaggio del cristiano del 2005. La storia è semplice. Un cristiano è il protagonista di un viaggio dalla città natale e al tramonto finale del paradiso, a venire dopo aver lasciato moglie e figli che non hanno potuto seguirlo. E nel 2011 ci fece un videogioco. Il 19 marzo 2017, Cawthon pubblicò sul suo canale YouTube la prima parte del Pilgrim's Progress, che sono tutt'oggi disponibili. Vi consiglio assolutamente questa piccola perla dimenticata! Dopo aver pubblicato i film in 8 parti, Cawthon iniziò la pubblicazione di diversi giochi, tra cui The Desolate Hope, seguito nel 2012 di The Desolate Room, nel 2007, che piacque in modo da tiepido, Cyberpunk Lambercode del 2010, 13, e Sister Survive del 2014. A quanti anni come The Desolate Hope fu approvati da Steam, Freelight e pubblicati su Steam, mentre altri tra cui i più celebri persone della Fair Company furono giudicati fortemente negativi dalla critica. Scott era deluso, perché i videogiochi di Scott andava male. Una notte, pensato alle critiche negative di Cyberpunk della Fair Co, ebbe un'idea su telecamere e robot. Ma Scott aveva due altre idee: un sequel di The Desolate Hope e il remake di Legacy of Flan. Scott decise di andare avanti con la sua terza idea, Five Nights at Freddy's. Riguardo al campo d'animazione, nel 2010 è il Survival Place, dei ragazzi che fanno prove sulle storie della Bibbia ma senza problemi. Realizzò alcuni episodi di Rock and Learn e poi realizzò The Jesus Kids Club. Tutti gli episodi sono opera di Scott Cawthon. E dopo The Jesus Kids Club non fece più animazione e lasciò la Open Animation. Scott iniziò una campagna Kickstarter per finalizzare il gioco e tre giorni dopo cancellò la campagna con 0 dollari raccolti. Su YouTube Scott pubblicò il trailer, poi il gameplay che presentava un sistema di vite che venne scartata. In ordine di Netflix fu The Play Store, ma a Scott gli piacciono i livelli ufficiali. Programma le mani diede incubi a Scott e pare che ha modellato Foxy un laptop in macchina mentre c'era un sacco di buche nella strada. I figli di Scott testavano il suo gioco e uno di essi suggerì di far suonare il naso di Freddy nel poster. A luglio gli lasciò una demo su IndieDB e 15 giorni dopo il gioco fu rilasciato su Desura e solo 10 giorni dopo viene rilasciato su Steam. E vedendo i video su YouTube Scott capì che il gioco fu un successo. Piacque così tanto che divenne virale come Slenderman. Pupazzi, vestiti, giocattoli, FNAF divenne parte del mondo videoludico. Scott Cawthon aggiunse una terza stella per chiunque avesse completato la 420. Le buone intenzioni erano bastate, miracolo, per realizzare Five Nights at Freddy's. E 3 mesi dopo fu pronto Five Nights at Freddy's 2, il prequel che spiega un incidente accaduto nel 1987. Che tra le nuove meccaniche come la maschera, il music box e i nuovi animatronics, tra cui Balloon Boy, divenne un altro successo. Non senza problemi.
Rilascia un titer, Scott, ricevete un'email pieno di insulti. Poco importa. Nel 2015 iniziò lo sviluppo del terzo gioco, ma un brutto giorno Scott venne hackerato e il gioco venne lasciato su Game Jolt. La gente lo scaricò e scoprivo che il gioco non era altro che una versione modificata di un altro gioco di Scott. E quando FNAF 3 venne rilasciato nel marzo del 2015, la gente impazzì per cercare segreti su segreti. FNAF 3 voleva chiudere, ma la gente non gli piaceva il jumpscare di Springtrap. E così invece FNAF 4, il primo gioco di FNAF che non è ambientato in una pizzeria, è muoversi in giro, e che il protagonista è un bambino. Il 16 doveva uscire il 31 ottobre, poi era cambiato di una sola cosa, per poi uscire il 23 luglio. Ve lo dico subito, fu un successo. La gente lo ha apprezzato, il gioco divenne un successo. C'era un solo ostacolo, ed era questo. Anno 2016. Scott fece uscire FNAF World, il primo spin-off di FNAF. Ma la gente lo odiava! Lo odiava! Certo, qualcuno era entusiasta di FNAF World, ma la maggior parte delle persone no! Venne rimosso da Steam e ripubblicato su Game Jolt, e solo con l'update 2 il gioco divenne un famoso. Qui vuole la prima parentesi. Io non avevo mai giocato FNAF. L'ho giocato per la prima volta nel 2016. Avevo visto i video al riguardo, ma non ci ho giocato. Poi li ho giocati. Perché ve lo dico? Perché dopo Final Fantasy Credits, la carriera di Scott era sempre stata in salita. Una salita che ti mette a tuo agio. Una salita che ti porta a Sister Location. Il gioco è stato anticipato per la prima volta nell'aprile 2016 con una singola immagine del titolo dell'animatronic Circus Baby sul sito di Scott. Alla fine sarebbero seguite molte altre immagini teaser. Per scherzo Scott ha lasciato ad agosto sul sito suggerendo che il gioco fosse stato cancellato a causa di fughe di notizie. Tuttavia i fan hanno presto scoperto che l'immagine della cancellazione una volta schiarita. Rivela un articolo di notizie che descriveva in dettaglio la chiusura della location all'interno del gioco a causa di fuga dei gas. Poi Scott ha suggerito che avrebbe dovuto lavorare sul gioco più a lungo del previsto a causa della sua trama più oscura e che non sarebbe appropriato per i giocatori più giovani. Rilasciò una versione matura che in realtà è questo. Karen Goff aveva iniziato nel videogioco Star Trek Online, poi finì per doppiare negli anime come JoJo o My Hero Academia. Perché ve lo dico? Perché a partire da Sister Location doppiò tutti i giochi di FNAF. Spesso doppiai i varianti di Freddy. Il gioco fu un grande successo, non si è mai spinto troppo oltre con Click Team Fusion. Dato che nel 2019 Click Team ha rilasciato un nuovo DLC per Click Team Fusion 2.5, denominato Click Team Fusion 2.5 Plus, una versione aggiornata di Click Team Fusion. Nel 2017 rilasciò Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, che si era nascosto per tutto il suo sviluppo. Fu un successone, ovviamente, mise fine ad alcune trame e Rockstar Freddy finì in TV! The riveting rescue of Rockstar Freddy. Of course it's worth 10 out of 10. Rockstar Freddy is a teddy. It belongs to a kindergartner in Florida, but for some reason, a first grader threw it onto the roof of the school, and the teddy bear's owner was crushed. But that's when the Cape Coral Fire Department got involved. They were probably relieved Rockstar Freddy wasn't a cat, and they pulled out all the stops to pull the teddy off the roof. So they didn't need to raise the roof to save the stranded teddy. You betty that they're ready when there's a bear need for Freddy. They held steady and they didn't blush, even if the thing was plush. Bet you that it's still a rush saving something stuffed. Call it fluff, call it guff, but don't ever say they bluffed because Freddy's now home safe and for his owner, that's enough. Pun raps are unbearable, y'all. I'm Carla Zeus, and today's show goes out to Palestine Wheatley High School. It's in Palestine, Arkansas. Let's go, Patriots! Un anno dopo uscì le Ultimate Custom Night che diede le basi per il mio progetto Freddy Cinematic Universe. So che nessuno si è d'accordo, ma Five Nights at Freddy's si cambiò il mondo dei giochi horror. Prima i giochi horror erano legati a elementi paranormali. Prendi Slender che usa il mito delle creepypasta, o come Arraya, l'horror taiwanese sottovalutato, uscito nello stesso anno di Sister Location. O Wick! O Limbo, che ancora non si capisce un cazzo! FNAF cambiò il mondo dei giochi horror, e non è l'unico! Prima con Hello Neighbor, con una IA che ti odia a morte. Poi con Venti, con il colpo di grazia, dimostro che i giochi horror sono evoluti, e seguono lo schema di FNAF, ossia personaggi carini con un lato oscuro. Mi ricordo che FNAF è terreno fertile per le teorie e i fangames, e non saprete che altri studi volessero collaborare con lui. Scott collaborò con Click Team per realizzare il porto dei giochi sulle console e sui mobile,
proposito della qualità dei fangame di FNAF sui mobile, è pessima e lo dimostra con il fatto che Johnny 4 non sarà su mobile. Ma la collaborazione più grande fu con la Steel Wool Studios. E così nel 2019 uscì FNAF UR, che originariamente era un remake del primo FNAF. E fu un altro buon gioco, cioè lo dimostrò il valore della Steel Wool Studios. Vedete, Steel Wool Studios si viene fondata da 5 persone che avevano lavorato alla Pixar da un sacco di tempo e da un ingegnere della Intel. Ed è specializzato in giochi VR. Iniziamo con Fly Hunter Origins, ma il primo gioco VR fu QWTR Battle for Gate 18. E nel 2019 un grosso progetto iniziò, Security Breach. Steel Wool Studios fece FNAF VR ed è andato bene, ma ora Steel Wool Studios voleva fare qualcosa di nuovo. Tutti i suoi giochi, tranne Fly Hunter Origins, erano giochi VR, ma ora Steel Wool Studios voleva fare un gioco normale. E Security Breach fu il primo. 3 anni di realizzazione con studio che doveva fare solo giochi per la realtà virtuale e quanto finivo venne lasciato a dicembre. Ma il rilascio fu un disastro. I giocatori si sono subito accorti della presenza di decine, se non centinaia di bug che rendevano il gioco quasi ingiocabile. E assieme a vari problemi di ottimizzazione sia per console che per PC hanno risentito particolarmente deludente. Ma questo non è il minore successo del gioco. Dopo il 2019 i giochi stavano diventando troppo buggati perché scoppiò la pandemia che rallentò lo sviluppo di alcuni giochi. Ma è chiaro che FNAF deve cambiare. Nel 2022 ho sentito parlare di un declino sui giochi horror, ma non penso che questo nuovo modo di fare giochi horror sta morendo. Poppy Playtime ha fatto successo nonostante le controversie dello studio Mob Games. Tuttavia, Radio Bamba ha tentato di emulare il successo di Poppy Playtime, proponendo però personaggi disegnati male, modellati peggio, dove trama in su sta fallendo miseramente. Il 25 luglio 2023, cioè nel mio mastico, uscì Security Breach Ruin e piacque a tutti tranne i finali. Comunque meglio concludere la storia dicendo che siamo tutti curiosi di FNAF UR2. E prima di finire la storia, che ne è stato di Scott Gordon? Invece, quando la gente scoprì che fece donazione al Partito Repubblicano si infuriò. E questa fu la cosa più stupida della storia di FNAF. E poi Scott è repubblicano. Comunque si dio da sviluppatore, ma non dal gestore di franchise. E tuttora è cerca di un erede. Concludo il video dicendovi qual è il peggior FNAF e ditemi perché hanno sbagliato, cosa hanno fatto di male. Death King mi ha risposto con FNAF 2, io dico FNAF R, ma la mia domanda è perché?